Buonasera a tutti. Dove stiamo? Stiamo a casa di Dino, o meglio, quella che era la casa di Dino quando era ragazzotto. Bravo. Dino Dell'Undo che ci ha accompagnato l'anno scorso quando abbiamo fatto, proprio di questi tempi, abbiamo fatto una bellissima trasmissione parlando di Zampogne e insieme a Peppino, un altro grande musicante di Santa Francesca di Veroli. Una volta Veroli, un posto meraviglioso che consiglio sempre di andare a vedere, Scala Santa, c'è un centro storico stupendo, Santa Francesca era terra di confine, di dogana tra il regno di Napoli e lo Stato Pontificio, adesso è Provincia di Frosinone, ma per me rimane sempre Santa Francesca. Perché siamo da Dino oggi? Perché praticamente Dino è anche oltre ad essere un grande suonatore, ma anche un grande studioso e conoscitore dello strumento. Più conoscitore che studioso. Eccolo qua, vediamo, stasera parliamo di organetti. Perché di organetti? Perché è uno strumento importante che non appartiene all'identità, perché è uno strumento giovane. Giovane, quindi diciamo circa un secolo, 130 anni fa è comparso, quindi è diventato nella tradizione, ma non è uno strumento antico, è uno strumento che è entrato da poco nella musica popolare identitaria, nella nostra musica popolare, perché forse Dino ha sostituito la zampogna zoppa, o mi sbaglio? Ma sì, sicuramente ha sostituito un po' la zampogna in genere, non solo la zoppa, da noi prevalentemente la zoppa, probabilmente qui la zampogna a chiave non è mai arrivata, almeno non ci sono documentazioni o ricordi a memoria d'uomo che ci sia stato un suonatore di zampogna a chiave. Di zoppa invece sì, fino a non moltissimi anni fa, qualcosa l'abbiamo detto già nell'altra tradizione, nell'altra trasmissione. L'organetto ha soppiantato indubbiamente perché era più comodo, non aveva grandi problemi di accordatura, non bisognava rifare le ance perché poi se la maggior parte delle volte le identità zampognare sono finite proprio per quello, perché non c'era chi era capace magari di ricostruire pezzi mancanti dello strumento, uno strumento nuovo, e soprattutto magari perché non c'era chi era capace di fare le ance. Le ance sono una cosa che si deteriora abbastanza velocemente e poi se non sei capace di rifare lo strumento non suona, mentre con l'organetto le ance sono metalliche, quindi comunque durano di più, una resistenza assolutamente più lunga. E diciamo che è iniziata un po' l'era del, mi si permetta sto termine, del commerciale, anche se quando è iniziato l'organetto in ciociaria è arrivato, poi vi spiegheremo come, o meglio come, più che altro è arrivato dal posto dove... Quando è arrivato da voi era campagna provincia di Roma, non era ciociaria? No, non era ciociaria. Non è mai, era campagna, era campanina. Assolutamente sì. Quindi... campagna, tu considera che qui insomma i primi organetti sono arrivati qualche anno prima della Grande Guerra, quindi parliamo proprio 890, sì, no, 900 credo, prima. Da noi credo siano arrivati un po' dopo il Novecento, subito dopo il Novecento. A Sora sono arrivati qualche annetto in terra di lavoro, quindi anche perché Sora aveva ovviamente una tradizione musicale, diversa. Aveva degli scambi commerciali, era legata a Napoli, era legata a Napoli, ma era legata anche a tutto il territorio abruzzese. Sì, era molto probabilmente l'anello di congiunzione, ma sempre regno era. Sì, apposta arriva, era molto legata anche un po' per la via fluviale, un po' perché comunque c'erano commerci con lana e compagnia bella, quindi insomma c'era un bel via vai di gente e l'organetto è nato nella parte bassa delle Marche, insomma, che tutti conoscono, sì, Trani, Loreto, Castelfidardo, e poi subito dopo nel Teramano, immediatamente dopo. Considera che probabilmente una delle prime botteghe aperte nel Teramano è stata la famosa bottega di Pistelli e Ianni, i vecchissimi Pistelli e Ianni, quindi Luigi Pistelli e Giuseppe Ianni. E parliamo della fine dell'Ottocento, 1886. Non è un caso Teramo, perché tra l'altro Teramo là finiva il regno, quindi anche la grande tradizione musicale, il Sassarello Teramano, e quindi non è un caso anche questo. E quindi diciamo che sicuramente l'organetto è arrivato là. Nel Sorano è arrivato un otto bassi, poi vedi qua poi... Scusami Dino, ti interrompo, si può dire, nasceva più che altro in Austria o in Francia? Ma no, credo che sia più mitteleuropeo, quindi più austriaco-ungherese la zona, quindi uno studente gitano, quindi sì,
Si dice che Paolo Soprani diceva che... Scusa, ti ho interrotto, ma è importante questo. Assolutamente. Paolo Soprani raccontava la storia che sto famoso pellegrino ungherese, austriaco, insomma, di quella zona là, che si era recato a Loreto, gli avesse regalato un organetto dell'epoca, un Daimler, una cosa del genere, insomma, a una sola fila, uno strumento abbastanza semplice. Poi, voci di cronaca, si dice che il pellegrino lo andò cercando per tutto il paese, perché Paolo Soprani forse aveva rubato questo organetto, ma era un ragazzino, quindi probabilmente era più veritiera la storia del furto. Ma la cosa veramente bella, qua non voglio infangare la memoria di Soprani, perché Soprani è un genio, la cosa veramente bella è che lui era un ragazzino, quindi parliamo di un ragazzo che aveva poco più di 10 anni. E quindi non è infanghi niente, i ragazzini possono fare tutto. Dicevo, poco più di 10 anni, e col giro di 4-5 anni è stato capace di rifarlo da solo, da adolescente, quindi. Di rifarne un altro più performante di quello, non avendo niente, cioè non aveva dei pezzi preconfezionati, ha dovuto comunque costruire tutto lui. Un genio. È un genio, sì. Assolutamente un genio. A quelli là, ricordiamoci che il signor Soprani... No, ma poi scusami, calcola pure da uno strumento grezzo. Certo, dal legno grezzo, da qualcosa. Con poche soluzioni. Perfetto, non aveva praticamente niente. Ma ricordiamoci che il signor Soprani è stato l'inventore della fisarmonica moderna, 1900. Non era uno strumento storico, uno strumento creato recente, poco dopo l'organetto. Ah, quindi nasce prima l'organetto prima e poi l'organetto, la prima l'organetto. Ma l'organetto nasce dall'idea dello strumento. E allora possiamo dire, Lino, che è uno strumento italico, perché perché come Rubabà, che nasce in Bologna, poi arriva a Napoli e diventa babà. Certo, e quindi è un organetto che arriva là, che era uno strumento quasi con la storia degli spaghetti. E quindi arriva e poi no, a questo punto arriva in Italia sto strumento e diventa strumento. Poi ha avuto una bellissima evoluzione anche in Austria, che fanno degli strumenti però dopo probabilmente un po' dopo, sì, dopo Soprani un po' dopo, sì, anche se lì, insomma, si vede un po' un'evoluzione diversa. Sono degli strumenti abbastanza grandi, però sono completi, sono belli, sono oltre che esteticamente belli, anche hanno pure un bel suono, ma non fisarmonica, sempre organetto, sempre organetto. Ah, quindi sono grandi, diatonico, sono un po' più grandi dei nostri, diciamo, tipo un nostro 12 bassi, anche 18 forse, però sono voluminosi, perché suonano in terza, in quarta, hanno diverse file. E poi dopo ci spiegherai tecnicamente qualcosina di queste qua. E poi diciamo che la ciaceria ha avuto una grande fortuna, nella sfortuna ci ha avuto la grandissima fortuna di avere un organetto tutto suo. E questo perché quando questo? E questo sempre in quegli anni. Cioè, e quindi sempre campagna. E quindi sempre campagna, provincia di Roma. E Sora Regno. No, era diventato Italia. Perché Sora è arrivato. No, probabilmente stiamo là. No, perché era ancora terra di lavoro, anche se era Italia. Come pure qua eravamo italiani tutti quanti. Guarda, io credo che stiamo. Però le province erano ancora. Perché le province erano ancora distinte, sì, campagna sì, e terra sì, di lavoro, sì, fino al 27. In quegli anni, parliamo di quella naturalmente, tutto, l'Italia già c'era tutto nata. Tutto questo è arrivato dopo il 1870, quindi era sì, già assolutamente. Italia, assolutamente. Però ecco, come provincia sì, perché poi tutto è avvenuto nel 27, io è una data che conosco bene perché c'è ancora una nonna vivente del 27. Era una delle prime frusinati. E quella che dice sempre e ama il regno, Regnicolo, Papalino, e che non usa il termine ciaceria, usa sempre Regnicolo e Papalino. Ma noi ancora si dice che se tu vuoi far sapere una cosa, dicevola, io sbernano per regno in campagna. Allora, ti posso fare un po' di programma? Com'è? Io conosco benissimo, ho grossi rapporti con Scurgola Marsicano, ah, sì. E mi dicevano che praticamente nel dopoguerra, siccome c'era la concomitanza con Scurgola qua, sì, volevamo cambiare il nome. Allora, sai cosa dicono? Quindi sempre nel dopoguerra, quindi molti anni dopo, dicevano Scurgola da campagna. Sì, sì. Scurgola sì, da campagna. Quindi sì, pensa a questo termine come è rimasto in piedi per parecchio tempo. Sì, sì, e scusami, Dina. E quindi diciamo che... Aspetta, solo una cosa. Si può anche dire che forse ci si è arrivati all'organetto perché...
era più facile suonarlo rispetto alla zampogna? Beh, guarda, la difficoltà, diciamo che è un po' più commerciale, un po' più adatta a tutti. È un po' più semplice da suonare. La zampogna al sud, dove sono dei grandissimi esperti, dei grandi maestri di zampogna, specialmente nella parte, diciamo, alta della Calabria, dicono la zampogna accorda 10 mesi e ne suona 2. È complicato proprio da mantenere come strumento, ecco, vediamolo così. Magari avevano delle possibilità grandi, nel senso che comunque i pastori erano in grado di costruire un otre. La maggior parte dei suonatori nelle piccole comunità c'era il costruttore di otri, questo sì, però sulle ance era abbastanza lo so, però è più difficile suonare. Perfetto. Tu suoni tutte e due, suoni, sì, quindi lo puoi dire. Difficile da suonare, stiamo lì, sulla difficoltà, ma era proprio la gestione dello strumento più semplice. L'organetto, se tu non più pratico, prende acqua che si strappa al mantice, perché adesso li fanno, diciamo, dei materiali un pochettino più resistenti, è sempre cartone, ma quelli vecchi era proprio cartone, quindi l'acqua, il grande nemico era quello. Ma all'infuori di quello, se riusciva a proteggerlo, lo potevi suonare pure mentre pioveva, se te riparavano con l'ombrello, non era quello il problema. Ma era, diciamo, più gestibile, non dovevi accordare. Se si rompeva un'ancia una volta ogni tanto, a parte che prima che la portavano a riparare se ne dovevano rompere almeno 4-5, dopodiché facevano un viaggio unico. Sai il fatto qual è, pure Dino? Forse è la mia deduzione, che può valere meno di zero. C'è anche a dire una cosa: che col fascismo ci fu una botta tremenda alla pastorizia, quindi diminuendo molto i pastori. C'era anche problematica, era più problematica fare le zampogne. Ma qui si è sentito. Io parlo per la nostra piccola realtà, diciamo che si è sentito. Piccola, anche, grande realtà. Sì, si è sentito un po' poco, perché poi comunque la pastorizia è rimasta e ci avevano comunque tutti la zampogna, a tre pecore a casa, a capra. Quindi non era quello. È giusto, è stata era la mia. Un discorso di praticità. Di praticità e di gestione dello strumento. Poi considera. Parliamo di qua, tra il polo di costruzione più vicino negli ultimi 200 anni è stato Villa Latina. Da qui a piedi a Villa Latina sono 40 km. A quei tempi ci mettevi una giornata. Ci vuole un giorno, non ce la manco fai. Un giorno, una giornata, diciamo una giornata. Ecco, poi arrivavi là, non c'era il telefono, tu non potevi chiamare il costruttore e dire guarda, sto arrivando, preparami. Arrivi là, che fai? Aspetti 2 giorni che ti fa il pezzo? Perché e molte volte si faceva forse ai tempi delle fiere, sapevi, stavi 2 o 3 giorni fuori nelle fiere, ecco. E stavi lì e ti facevi fare la zampogna. Perfetto, quindi era un discorso anche di lontananza da logistica. Mentre quando è arrivato l'organetto da noi, l'organetto. Quindi arriva, diciamo, inizio Novecento. L'organetto inizia nel Novecento. L'organetto è sopra il punto da noi. Infatti c'è la tecnica sorana, no? Sì, questa è accordatura sorana. Ma accordatura sorana in realtà è stata inventata a Sora. Beh, qua se ne racconta la leggenda, qua dice che la leggenda dice che in realtà i sorani ordinarono un organetto che arrivò difettoso. E no, glielo mandarono, diciamo, tra virgolette, sbagliato. Nel senso che un organetto a 12 bassi, un organetto a 8 bassi canonico, deve accompagnare il relativo minore dell'accordatura. Diciamo, se fosse un organetto in sol, accompagna il la minore. Poi dopo ci spieghi questo, perché io sono ignorante proprio. No, ma pure io un po', però diciamo che chi capisce la musica, io non la capisco. Gli salterà l'occhio facilmente. Un 12 bassi permette di accompagnare anche l'accordo maggiore di Do, che sarebbe l'apertura di un 4 bassi, diciamo, poi quello che è arrivato un pochettino dopo. Quando hanno montato, così si dice, l'organetto per mandarlo a Sora, in realtà hanno confuso i bassi e non ci hanno messo l'accompagnamento per il relativo minore, ma l'apertura in Do. L'hanno mandato, loro giustamente, non avendo uno strumento di paragone, hanno preso per buono e hanno iniziato a suonare così. Qualche tempo dopo ne hanno ordinato un altro che era andava giusto. Giusto, e loro giustamente hanno detto questo è sbagliato. Tavola rasa, per loro lo strumento di riferimento era il primo. Siccome Paolo Soprani non era un pazzo, era più di un pazzo, era la genialità di quell'uomo ancora oggi va scoperta,
Volle andare di persona, A visto che poi si solo. muoveva spesso, volle andare di persona a vedere che Che era sì. successo. E quando è arrivato là, si è trovato questo primo strumento che questi che avevano cercato di arrangiare comunque delle passate di ballarella su quello strumento, iniziavano comunque a fare qualcosa. E lui non volle infrangere il sogno e disse: "Ci avete ragione voi, però sistemò, diciamo, il primo strumento con degli accorgimenti musicali e aggiustò pure il secondo, o meglio, lo sistemò come il primo. Dopodiché vide che comunque qui la cosa poteva funzionare e aprì addirittura un piccolo laboratorio a Sora. Paolo Soprani aprì un piccolo laboratorio a Sora. Per costruire questi Per costruire organetti questo piccolo sbagliato, tra organetto, virgolette. sbagliato, ma poi sbagliato non è, insomma, ha una timbrica un po' diversa, un'accordatura diversa, e quasi era ormai standardizzata questa situazione, iniziavano a fare delle suonate su quell'accordatura, e quindi lui dice: "Vabbè, se comunque è uno strumento nuovo, deve invadere, diciamo, tra virgolette, uno spazio culturale, se va bene così, va bene così, e chi... Ci si mancherebbe, anzi, lui assecondava pure. E aveva 5-6 operai. Lui fece 4-5 anni, se non sbaglio, qui a Sora come costruttore di organetto. Dopodiché disse: "Siete già diventati abbastanza bravi da poterli fare da soli. Io Arrivederci e grazie. vi lascio." E loro non ebbero, diciamo, secondo me, la lungimiranza di rimanere assieme. Che se fossero rimasti assieme, probabilmente Assieme che vuol nel dire? senso che dovevano fare un unico blocco di costruzione, invece no, ognuno si ritagliò il suo piccolo spazio, ognuno fece il suo piccolo laboratorio. Quindi i Quindi Sorani fecero tante Sorani, botteghe. sì, c'era uno, diciamo, forse il più famoso, e non me ne voglia nessun altro, forse pure il più bravo, è stato Agostino Iafrate. Iafrate stava proprio qua giù a Selva di Sora. Forse il più bravo, veramente bravo. Poi ci stavano i Bellisario, Loreto e Mario, c'era un altro signore di Arpino che adesso mi sfugge il nome, e il famosissimo Cavalier Vicini, che con Paolo Soprani aveva veramente un'amicizia fraterna. E diciamo tutti costruivano, e costruivano anche bene, ma facevano tutto, dal Allora, qui mantice alle carcasse, le ancette si può dire chiavi in mano. assolutamente partivano E da allora, zero. sarebbe questo Questo l'orbetto potrebbe essere, Sorano? io ho tutte accordature No, ma Sora. quello Sorano, questo è quello più, questo No, ma organetto non è molto vecchio, è più Abarth che altro, è è più più vecchio questo, antichizzato. sì, è più vecchio questo. Questo è il mio primo organettino assoluto. Classico Sorano. Sì, beh, diciamo questi sono organetti degli anni 80, Però no, 90, dico la anzi. tecnica è quella, Però perché l'accordatura è è Sorano. assolutamente Ci Sorano. vuoi far sentire un pezzo? Come no? Allora poi Uno dei qua... primissimi pezzi. Vabbè, uno, diciamo, facciamo sentire una ballarella, pure per sentire un po' il cambio di tonalità, il cambio Peppino che fa? L'accompagna con la di voce. accordo. No, vabbè, la ballarella non è... Questa era la cosiddetta ballarella a gradigno, che si faceva prettamente quando si scartocciava La il scartocciata, la famosa grado. scartocciata. Perfetto, e questa lecitamente la potevano suonare tutti, perché dopo ogni suonatore, visto che è uno strumento relativamente giovane, ogni suonatore ha un po' creato la sua suonata. E erano personali, cioè, se non avevi
il permesso di suonarla, tu non la potevi suonare la E sonata di Roberto queste sono le regole, Alessandrini. queste sono le regole della civiltà Perfetto, popolare, eh. perfetto. Quindi da un lato era un po' risicata come situazione, dall'altro era bella perché tu a 100 metri sapevi chi era. Ecco, Non riesce con le cose ognuno guardate. aveva il suo Sì. linguaggio. No. A meno che tu magari c'erano delle sonate che erano della zona, certe sonate che erano della famiglia, potevano essere in due o in tre a suonare. Lo stesso per quella di zona, i suonatori erano quelli. Questo Quella è una cosa. era il nemico della borghesia, questo modo di fare. E Assolutamente. infatti si sono inventati il folklore per cercare di Ma ti distruggere dirò, questo. E guarda, invece è morto pure il folklore, per da noi fortuna. raccontavano una cosa. Che sai, non l'ho detto mia nonna, quando una cosa si dice se ne è tutta e mezza. Che sì. Perfetto. Raccontavano che in una missione popolare dei primi del Novecento, qui a Santa Francesca, furono sepolti sotto una di quelle croci che mettevano a memoria 100 organetti, 99 organetti. Era impossibile che nei primi del Novecento ci fossero 99 organetti a Santa Francesca. Anche Assolutamente impossibile. per. Però Ma pare poco troppo, infatti. non erano 99, ma qualcuno era. Perché? Perché raccontavano pure la storia dell'unico che riuscì a salvare l'organetto, un tale Annibale, E perché scusate la seppellina? Del perché i preti dicevano che questo era lo strumento diavolo, demoniaco, del diavolo. e gli uomini uscivano, andavano alla cantina, organetto, vino, e la sera rientravano e capirai, insomma, i fuochi d'artificio, ribellioni, perché poi sai, con un bicchiere di vino inizi a dire la verità. E magari tutto quello che non ti andava giù lo esternavi, e con chi ce la potevano avere questi? Santa Francesca per antonomasia erano anticlericali, proprio l'antitesi dell'essere clericale era Santa Francesca, proprio una repulsione. Quindi ecco, diciamo che iniziamo ad esserci problemi sia con la Chiesa che poi Beh, con molte le per coppie esempio di cioè. genere. Lì. E tu considera che quando hanno fatto la famosa unità d'Italia, fecero il censimento della delinquenza in Italia e Veroli risultò essere il primo, con Carsoli, è un paese, Carsoli sta in Abruzzo, era sì, regno però. dico, con Veroli, Carsoli è un paese della Sardegna, che non mi ricordo bene il nome, dove c'erano in media 7 accoltellati al giorno. Quindi vino, organetto, la lista Beh, scappava forse, perché c'era però abbastanza. diciamo che non era manco così sbagliata la cosa, perché gestire Assolutamente. 7 accoltellate al giorno per l'epoca, cioè io Perfetto. forse se fossi stato l'autorità avrei fatto la stessa cosa, Non lo metto in dubbio. Comunque, perché l'ordine pubblico comunque. questo Annibale Ah, riuscì a perdone. nascondere questo organetto. E ancora ce l'abbiamo in giro l'organetto, che c'ha più di 100 Ah, peccato, dove anni. sta? Ce l'hanno privato, chiuso in un Non si armadio. poteva, non si può vedere. Magari. E come Se riuscirò a farmi aprire, a me ogni tanto mi apro con la porta, mai? però Peccato, non li volevamo posso, vedere. non posso portarla, se no l'avrei portato, l'avanzo l'avrei portato qua. Comunque noi, sai, San Tommaso, prendiamo il metal detector, una decina d'anni fa, e andiamo sotto a quella croce. Il metal detector segnalava presenza metallica, abbiamo zappettato un po' e abbiamo trovato una decina di angeli dottori. Quindi qualcosa sotto a quella croce, in realtà c'è stato Forse non sepolto da prima, 99, però. magari uno o due, Forse 9. forse nove, però qualcosa c'era, quindi No, sai indubbiamente. che storia. Tu sai che hai visto? Abbiamo fatto quella trasmissione a Cesidio, quello di Alvito, la Sì, persona. sì, E lui raccontava in quella trasmissione che abbiamo fatto che loro erano bersagliati dei carabinieri quando andavano là, ma qua parliamo già del dopoguerra, praticamente la sera, una certa ora, se loro andavano in giro ad Alvito per le campagne a suonare l'organetto, c'erano cioè i carabinieri che come no, andavano certo, ad arrestare. assolutamente. Ed è comprensibile perché anche qua sono un sacco di storie più o meno simili. Anche se noi qua diciamo avevamo un po' la fortuna che il carabiniere stava a Veroli, quindi stava già a 8-9 km di distanza, si muovevano meno, era un po' più semplice sgattaiolare di notte, però comunque era l'ordine pubblico, cercavano di garantirlo come potevano. Quindi ecco, diciamo che già erano stati un po' bersagliati così. Poi, insomma, il suonatore era un uomo generalmente in vista, Era specialmente se sapeva suonare. una piccola star della zona. Sì,
erano un po', infatti erano tutti un po' corteggiati, eh, non parlo materialmente del corteggiamento, ma erano corteggiati nel senso che stasera invece di andare a suonare là, vieni da me, più bella cosa, però bella cosa assolutamente. Quindi ognuno aveva un po' la suonata sua, e pure su questo è un po', e l'evoluzione di questo tipo di strumento è abbastanza particolare, perché si suona in relativamente poche parti della provincia. E ma tu lo sai che, tu lo sai che vado in giro ormai ovunque. Sì. Ma pure andando giù, Io parlo di tradizione, non ieri sono stato, sono stato a Cicciano, sono un organetto pure là. Sì, ma non suonano questo organetto. No, vabbè, io non me ne intendo, per carità. Io ti parlo di questo organetto, che è una cosa assolutamente particolare. Quindi questo organetto è sempre quello sorano. Sì. Cioè, è nostra, particolarissima, è nostra. L'organetto, diciamo, considerando che Sora è stata la madre, l'epicentro, la madre, proprio materialmente la madre di questo tipo di organetto, non si è evoluto, diciamo, un macchia d'olio attorno a Sora, no, in realtà l'evoluzione è stata più lungo la linea di confine, e quindi tu trovi i paesi di Rimbettai sul confine fino a Pastena che usano questo tipo di organetto, quindi Pastene e Castro, poi venendo sopra Arnara, Santa Francesca Sora. Diciamo che forse si è evoluto un pochettino di più nella parte del papato, suonano un po' di più. Diciamo che questo tipo di organetto lo puoi trovare pure fino ad Alatri, è vero che puoi trovarlo fino ad Alvito, ma poi andando più in basso si restringe. Ma per esempio a Correndo, tu sai, io ne sono di parente, sì, lì sì, c'è sì. stata una grande tradizione degli organetti. Come sì, mai Correndo? Chissà. Per... Ma probabilmente, cioè, considera che Correndo da Pastera non è che sta lontanissimo. Eh sì, il Monte Aurunci, gli Aurunci, quindi fino lì. Poi montagna. Poi c'era una grandissima. Ma arrivava fino al Matese, però. Sì, ma non suonavano questo organetto. Ah, tu parli proprio di quello sorano. Quindi pure a Correndo suonavano il sorano. Molto probabilmente sì. Questo dovevo chiedere a Alessandro. Sì, molto probabilmente, almeno prima sì. Quello che, diciamo, Veroli, probabilmente a Santa Francesca, è stata una delle zone dove si è conservata meglio questa cultura, anche grazie alla sagra della Crespella, che comunque dava un punto di riferimento serio, una volta l'anno almeno, quel giorno tutti tirano fuori l'organetto, anche quando negli anni 80 e 90 si suonava meno gli anziani suonavano meno. Perché c'era ancora il virus della modernità, quindi si pensava... Ecco, c'era la voglia di modernità anche sul suonare, perché tu c'era la scuola strutturata magari da Angelo Piccoli, per fare un nome, perché è forse il più famoso, ma anche gli altri, un bambino andava a suonare con Angelo 3-4 mesi, suonava meglio del vecchio che aveva 85 anni e suonava da 70 anni, perché era un discorso di tecnica, di modo di suonare. Però se vai a stringere, culturalmente parlando, il bambino suonava bene, ma non suonava niente culturalmente parlando, era tecnicamente perfetto, tecnicamente, ma non trasmetteva buono, nulla, non voglio dire perfetto, ma non trasmetteva nulla, non suoni nulla di tuo, non suoni un pochettino impersonale, tutti omologati, vediamola così. Io lo dicevo sempre, insomma, che considera che facevano fare gli organetti tutti dalla stessa fabbrica, della stessa tonalità, suonavano tutti alla stessa maniera. Io dicevo spesso che pure la madre di uno di quei ragazzini, girata di schiena, non sarebbe stata in grado di riconoscere il figlio da un altro. Questo è purtroppo il grande problema delle scuole. Sì. Che da un lato è vero che hanno fatto riscoprire lo strumento, e meno male. Dall'altro, però, io me ne accorgo sulla nostra esperienza, perché noi abbiamo fatto pure un libro sulla pallarella di Santa Francesca, e noi siamo dovuti andare. Si può avere questo libro? Certo che ce l'avrai. Siamo dovuti andare casa a casa, considerando che comunque ci conoscevano, e noi eravamo già dei fan accaniti degli anziani, facevamo già qualcosa, lui ci è cresciuto qualche anno prima di me, insomma. E poi adesso poi passiamo la parola a Peppino. E quindi tu considera che poi, insomma, noi siamo dovuti in un certo qual senso farci riprendere la fiducia nel suonare. Molti non suonavano da anni, abbiamo avuto amici che hanno preso l'organetto e hanno aperto una nuvola di polvere, non suonava da 30 anni.
Eh sì, perché c'è stata quella band dei Beatles nel 68, gli Hanno strumenti. messo un po' dopo. No, nel senso, se, gli anni Sì, 70 era il quando virus della modernità, era lui. cafone suonare la Quando lui. zampogna, era cafone suonare l'organetto, Assolutamente. era cafone parlare in dialetto, era cafone tutto. Però sai, il vecchio, parliamo di persone nate negli anni 20, massimo 30, quelli che ti sto citando io, diciamo che non hanno avuto proprio questo grande problema. Perché comunque qui vai per la sagra, vai per. C'è un grande attaccamento a queste cose, anche nei giovani di 20 anni, Ma non anche negli anni sto parlando, 70? anche negli anni 70. Ah, quindi voi Quindi diciamo che qui c'è siete stata un po' sempre un impermeabili a sta po'. cosa. Ma il problema è arrivato veramente quando loro già magari anziani, parliamo degli anni 90, quindi già, voglio dire, c'era gente che c'aveva una settantina d'anni. E vedevi un ragazzino di 18 anni che suonava meglio di te dopo 3-4 mesi, molti hanno abbandonato proprio. Quello è stato veramente un disastro sotto questo punto di vista. E molti avevano una suonata sua. Noi abbiamo dovuto ricercare, riprendere qualcuno, purtroppo è morto, non aveva insegnato niente a nessuno e la suonata se n'è andata con lui. Questo ci sta, però diciamo che abbiamo fatto un discreto lavoro, ci siamo divertiti a farlo. Questo è stato Con sicuramente Peppino. divertente. Sì, beh, noi due, ma pure gli altri ragazzi dei Bifolk. Sì, un po' tutti. E Peppino, dici qualcosa tu che adesso. dico Nel io? senso che tu suoni, tu peraltro ti ho visto come cantore o come Sì, no, suonatore vabbè, come accompagnatore, sono il cutofuto che. e E canti. qualche strofa cantata così, però sull'organetto. Il famoso Budibù che noi chiamiamo Budibù, Budibù, voi come lo chiamate? cutofuto, Cudo Cudo, cutofuto. chissà, è meraviglia, chissà perché si chiamava da una Ma il parte. video che ho fatto da Sant'Antonio si dice no. Cosa? Ho fatto i video da Sant'Antonio, Sant'Antonio? No, facci un pezzo, no? Fateci, mo è passato Sant'Antonio, fateci un pezzo Sant'Antonio. come no? Deve Ce l'hai cantare. lo strumento un po'? O si ci Sì, dice, sì, ma sì. allora puoi E andare a prendere va a prendere lo strumento. facciamo pure un altro pezzo, Tanto su che ci sono Sant'Antuono. altre due cose. E quindi insomma ecco, vediamola così. Sant'Agnesca forse è il posto dove si è conservata meglio. Ci stanno ancora una decina di ballarelle, una diversa dall'altra, contando Di pedigree, di dico. Di pedigree, sì, contando insomma di nome e cognome di chi l'ha inventata o della zona diciamo, di appartenenza. Dalle altre parti è andato un po' scemando, anche perché, ti dicevo, oltre a tutti i problemi c'è stato un po' il fatto che non c'è stato più il punto di ritrovo. Ripeto, noi la sagra è stata La veramente salvezza. un'ancora di salvezza per queste cose qua, molto molto serie. E c'ho qualche ragazzo ventenne che promette, insomma, che rifà parecchie sonate delle nostre. E ti ripeto, da noi c'è l'attaccamento a questo, quindi Sai, non posso io dire che sono non c'è. stato, ecco, ma non so, sai che andiamo in giro sempre, qua, a Sora, Villa Latina, poi vado a Viticcuso, gente che sta nell'organetto, Corino, Cepagna. Sì. Ormai, poi non so la differenza. Beh, questo tipo di organetto ti ripeto No, sì. io poi non sono un esperto, adesso sto conoscendo ora questa differenza, perché prima non la sapevo. Una cosa, io che sono un profano, molte volte mi sento dire 8 bassi, 9 bassi, che vuol Ah, su dire? questi. Cioè, che cosa fanno? Allora, questo è l'accompagnamento, no? Quindi tu, diciamo, la tastiera può avere più o meno tasti, se hanno due bassi ce l'ho pure qua, insomma, è abbastanza limitato, quello che ce n'ha meno, dentro ce n'ha solo tre e fuori ce n'ha nove, il due bassi, Che vuol canonico. dire 2 bassi? Che c'ha solo due tasti qui per accompagnamento, quindi Ma là ne vedo praticamente, 8. e qui io ce n'ho otto. Questo è un 8 bassi in realtà. Ah, quindi no, i bassi è proprio il suono basso. Non è il Fammi sentire. accompagnamento. Proprio un basso. È l'accompagnamento, praticamente. E mentre quello fa, suona solo quello. Questa è la tastiera. Acuti e bassi. Hai colmato una mia grave lacuna, non riesci Perfetto. mai a capire questo fatto. Dei Chi se parla? passi. Io facevo, ma che Ora stanno a poi dire? vada, ora te ne dico un'altra perché così tu sarai addirittura più esperto di Ehi no, me. La esperto maggior male. parte pensa che gli 8 bassi siano gli 8 tasti di qua. In realtà Non è non è così. così. Perché questi vanno a coppia. Questi, questi, Quindi questi questo è un e 6 questi. bar, no, Questi un sono 4. 8, sempre 8 bassi. Però ti spiego perché si chiamano 8 bassi. Il basso in realtà è quello in basso. Questo
questo è un basso, questo è un basso. Ma è diverso. Quindi questo è un 4 basso. No, questi sono 8 bassi. Tu ne hai sentiti 8, non ne hai sentiti 4. Fammeli sentire. Perché questo è diatonico. Ogni tasto ad aprire fa un suono, a chiudere ne fa un altro. Questi sono 2 bassi. In apertura e in chiusura. E quindi come se fossero 16, scusa. I 4 sono accordi. È come se fossero 16. E c'hai l'accordo. Tu c'hai 8 bassi e 8 accordi in realtà. Questi suonano sempre a coppia. Però di questa coppia uno è il basso e uno è l'accordo. Quindi l'organetto non è semplice da suonare. Vabbè, che c'è? Non è semplice, come dice l'amico la Erta, come dice l'amico la Erta, è difficile l'organetto. La difficoltà dello strumento la fa sempre chi lo suona. Quindi per a Paganini sembra che fosse un giocattolo per bambini. In realtà fare quello che faceva Paganini. Però il problema è un altro, che non è un problema. A questo punto, quando tu c'hai pochi bassi, il suonatore deve essere anche più bravo. Ma no, c'hai meno possibilità. La bravura deve essere la stessa, solo che c'hai tu meno possibilità. C'hai un 2 bassi. Accompagnare il sol, facciamo sempre è il sol, è molto fatto sol, facciamo sempre l'ipotetica, è il sol in sol, che vuol dire? Perché diciamo che è un po' standard l'accordatura in sol, questa è un'accordatura in re, questa è in mi, quindi lo strumento può essere, ma che vuol dire ro sol? Allora tu c'hai un accordo centrale, questo è in re, questo è il re. In sol com'è? In sol questo qua sarebbe sol, mi capisci? Se questo qua è in mi, questo qua è mi, quindi si sposta la scala in base alla tonalità che tu vuoi prendere. È una parte della fisarmonica, diciamo. Fisarmonica è completa, no? Tu puoi suonare in mi, puoi suonare in do, puoi suonare in re, puoi suonare in la bemolle. Fai due, no? Qua no? Se tu c'hai un organetto in mi, se c'hai un organetto in sol, puoi fare sol, puoi fare re, puoi fare do, puoi fare la minore se ce l'hai, in questo caso non ce l'avresti. Però c'è il do pieno, c'è la briga chiude, insomma è l'accordatura fa lo strumento. Nel caso del sorano non hai accompagnamenti minore o relativo minore. Peppi, invece questo che noi chiamiamo dalle mie parti sono di sessa budibù, pure nel regno si chiama budibù, qua invece si chiama budibù. Questo è un basso pure lui. E quello è un basso, allora, quello mi sembra un woofer più che un basso. Quello è un woofer. Sì. Infatti non è uno strumento banale quello in un gruppo musicale. Ma ti dirò di più. Dai tempi. Sai che lo suonano in mezzo mondo? Sì, lo so, ma questo è universale, questo lo trovi ovunque. Sai come in Brasile praticamente lo suonano a rovescio, quindi c'ha il bastone, passa dentro al secchio e la pelle ce l'hanno dietro e lo tirano da mano. Questo è un secchio, giusto? Sì. Che secchio normale? Normale. Un secchio con la vernice, insomma. In Romania lo fanno con il crine di cavallo. Questo invece è plastica, eh? No, il crine di cavallo è al posto del bastone. Ah. Quindi sempre una pelle. Ci mettono il crine di cavallo e tirano sempre fuori. Lo chiamano buai perché dice che fa il buon suono del bue, no? Quindi è un buono strumento internazionale. È internazionale, davvero. Poi... Mo che ci fate sentire un pezzo Sant'Antuono. Sant'Antuono, Facciamo Sant'Antuono. Passato dopo, è passato Sant'Antuono, ma è sempre attuale. E va buono, mica fino a fare un concerto. Sant'Antonio, gran bella canzone, pensiamo bene.
senti, Dino, una cosa, ma questi anziani, no? Che nascono al 20, forse nascono pure prima. Sì. Qua c'è il problema che io devo dire che non hanno a San Donato Val Comino. San Donato Val di Comino è un posto particolare, dovevano conservare la vecchia parlata, la borina. Cosa invece è sparita a Villa Latina, non si ricorda. E anche qui, vedo, voi cantate in italiano, ma questi... loro parlano Sant'Antuono. No, sì, Sant'Antuono per... No, io parlo in senso generale. Secondo me anche voi qui avevate canti identitari. Sì, ce l'abbiamo... Cioè, prima, capite cosa voglio dire? Sì, la cosa bella è che voi avete recuperato i suoni perduti, o meglio, che se stavano perdendo, li avete rivitalizzati, li avete rimessi però, in... Ad esempio, però la lingua, sì, che secondo me la lingua non era questa, sì, non era l'italiano. Io ti dico... O no? Sant'Antonio e Giglio Girondo hanno minato per tutto il mondo. Chi lo tiene col suo avvocato da Sant'Antonio sarà aiutato. Che sei una parlata... No, questa è una parlata tipicamente papalina, che la trovi nelle Marche, nell'Umbria. Ma questa è la nostra somara, questa è la nostra canzone. Però pure questa... noi, ma già le vecchie stornellate, le vecchie pure stornate. Ma pure nell'Ottocento erano questi? Guarda, noi ce l'hanno tramandato e sì, abbiamo ripresi da chi prima di noi. Perché da noi era merenghina diversa, perché questa, sì, perché qua ne parla, questa infatti mia moglie Cinzia ha capito che, oh, ma io se, perché ce l'ho spiegato un po', l'ha capito da solo, ha detto, ma io sento parlare, perché lei è origine ripia, sempre sentì parlare in Umbria e Marche, eh sì, perché quella è la parlata papalina, non è la parlata sociale, è la parlata papalina, che è diversa dalla nostra, quindi questi sono, secondo voi, sono le lingue che si parla pure nell'Ottocento, già siamo sentiti dagli veri, però questo, però lui prima ha fatto una strofa che è tipicamente papalina, non l'avete cantata così prima? Ma questa che hai detto tu adesso senza musica? Come no? Sant'Antu... è la seconda strofa che devo cantare. Sant'Antonio Giglio Giocondo ha nominato per tu Noi si dice, noi si diceva Sant'Antuono per distinguerlo da Sant'Antonio da Padova. Bravo, questo io lo so, la prima volta che ho sentito questo, ho sentito... Ma pure in Abruzzo, Sant'Antuono? Sì. Da un ragazzo di Campo Repentino. Perché Arpino, da noi... Sì. Sant'Antuono per distinguere da Sant'Antonio, perché da noi poi... Da noi diventa Sant'Antonio da Padova, sì, sì, importante, sì, dopo il 13 giugno, sì, del 1791, sì, dell'armata dei Sanfedisti, quindi diventa molto, no, il santo più importante, certo, diventa il santo più importante, e quindi Sant'Antuono passa in secondo ordine, però lo distinguono facendo Sant'Antuono, quando si parla di Sant'Antonio da Padova dice Sant'Antonio da Padova, no, invece quando si sa, senti di Sant'Antuono, sanno già che chi è, sì, 17, sì, Sant'Antuono. Io ho sentito la prima volta, ero grandicello, diciamo più di 15-16 anni. Quindi, quindi questa è la parlata tipicamente papalina. Sì. Strano però, infatti non vedo differenze tra voi e Sora. Ma scherzi, noi, eppure, come ti direbbero i nostri occhi, noi figli capisciamo manco a parlare. È vero. Cioè, ad esempio, se un sorano deve di padella, come dice? La fressura. Perfetto, non dice fressura, non ti capisci nessuno. Chi lo capisce? Qua non mi no, quello tipo Oscar, allora, Oscar proprio, la borina proprio, da noi si diceva fressura. Tantissimi. Poi ci stanno parole dialettali nostre che naturalmente... No, diciamo lo Callarello. Lo Callaro, vabbè, mo, via via. Lo Callarello. È la cosa, la Caurara, che è? La Callara, no? Che da noi si chiama... Rupignato, no, pure da noi Rupignato. Rupignato, la canasta pure da noi. Ad esempio, però, se tu il cardine della porta, come lo chiami? Ma lui qua si chiama Unfio. L'Unfio è una cosa molto nostra, però magari è una contrazione da qualche altra parola prima, o qualcuno che veramente non sapeva come chiamarlo, l'ha chiamato così, poi hanno iniziato a chiamarlo così, no. Però ce ne stanno di parole. Però diciamo che noi, veramente, come potrebbe dire un nostro vecchio, noi figli non capisciamo mai a parlare. E è vero che non capisciamo. Se parlano sorano stretto, noi tante parole... Sì, sì. Ma già è diverso tra Sora e Sora lì. Sì, sì, già è diverso. Ma qua, quindi voi qua... No, la curiosità era quella, quindi... No, come ti ripeto, i sornelli che siamo sentiti 30 anni fa, sempre così. Ma anche prima di 30 anni fa. Lui li ha sentiti, qualcuno l'ha sentito pure... Quindi questi sono, anche nell'Ottocento, proprio papalini, allora questi sornelli si usavano pure alla zona del Cicolano, del Reatino, sì, tipo... Sì, perché, sì, il Cico, perché pure la zona del Cicolano, Pescherocchiano, loro erano, quando fu nel 27, loro erano provincia dell'Aquila, abruzzese regno,
Nicoli, poi li spostarono a Rieti. Pure lì ci fu uno stravolgimento in una notte. Amatrice il regno là. Parlavano come noi, cioè, pure loro cantano quando parlano. Tanti noi siamo qua, specialmente San Francesco, ma pure vero vicino, potevo dire, però. Sono famosi per fare i carbonari, qua i carbonari è tutto spiamo. Ma infatti poi questi canti e cose si trasferivano con i carbonari. Infatti prima hai detto Corino, cosa, perché? Perché il carbone, sì. Ecco perché poi carbone. Specialmente nella zona della Valle di Roveto, fino a Tagliacozzo, a Capistrello, i carbonari di qua, per anni, molti sono rimasti. E quindi vuoi rimanere in modo di suonare, rimane in modo di cantare. Ma anche in modo, perché poi anche la cucina, no? Assolutamente. C'è anche da dire una cosa, Tino, secondo me pure la questione dei pellegrinaggi, no? Pellegrinaggi, i pellegrinaggi, qua siete più per la Santissima che Canneto, da noi più per Canneto. Assolutamente, voi siete regno, il regno è legato alla Madonna. Madonna del Canneto, il Canneto. Dio è maschio. E lo so. Per il Papa, perché sennò come fa a legittimare una figura maschile? No? L'Eliocente. E vabbè, ma voi qua invece siete anche più legato alla Santissima. Sì. E ci avete un canto dedicato alla Madonna Santissima? No, beh, diciamo un po' classico, quello che si canta sempre, cioè lo cantano tutti, proprio le strofi se lo cantano tutti. No, che non è che un canto particolare, assolutamente. Quindi questo organetto oggi si può dire che è sorano, però ha messo le radici a Santa Francesca, perché... Beh, no, diciamo che Santa Francesca le radici si erano messe moltissimi anni fa, ormai parliamo... No, per me la radice... Sì. No, ecco, le radici venivano da Sora, anche se Sora... Ecco, abbiamo ritrovato un po' di strumenti, con un ragazzo in particolare che si sta impegnando parecchio con il sorano, hanno ritrovato un bel po' di strumenti, specialmente... Chi è questo ragazzo? Andrea Lonzi. Ah. Un bravissimo ragazzo, è uno che si applica davvero... Si chiama Andrea, io tutte le volte lo chiamo con un altro nome, non ho capito bene perché. Perché ti entra più in mente i suoi strumenti che lui. Riaccendo il telefono apposta, lo dico a tutti perché prima stavo scrivendo. Riaccendo il telefono perché voglio sapere bene come si chiama, perché tutte le volte lo conosco. Questo ragazzo ha fatto una bella ricerca, ha ritrovato pure qualcuno che ancora fa qualche stornello, qualcosina, però si sono persi. Ma là le stornelle erano tutte in lingua laborina. Sì, e poi ci stava una cosa bella che c'era lo sfottò fra noi e loro. Ah beh, quello è il campanile, no? Sfottò proprio tra l'indico e il campanile. Che poi hanno adottato i reppisti, ma alla fine sì, è roba vecchia. Non si sono vendate, si son vendate niente. Ma poi sai che specialmente nella musica c'è poco da inventare. Cioè, la musica è una cosa abbastanza ripetitiva, ecco, si può creare un filone, si può creare magari stile nuovo di fare musica, ci possono essere dei periodi in cui hai dei personaggi più bravi a fare musica, questo sì, questo guarda, come è successo negli anni 70 con un rock meraviglioso, come è successo nell'Ottocento. Però lì si è fermato, il rock con Woodstock è finito. Assolutamente, come si è fermato nell'Ottocento e fino ai inizi del Novecento questi grandiosi compositori di lirica, poi il grandissimo compositore che è venuto dalla terra di lavoro dei bandisti, no? A cominciare da Samuele Pagano, di Latina. Considera una cosa stupidissima poi, che anche i grandissimi maestri hanno comunque si sono interfacciati con questo tipo di suono. Bellini, sì, tutti. Chi non lo conosce, ha provato più volte a suonare la zampogna. Questa è pure sacrosanta verità. Agli zampognieri di Maletto che andavano a casa sua a fare la novena, lui era talmente affascinato da questa gamma di suoni che comunque non riuscì, diciamo che non riusciva a classificare bene, stava tra gli oboi e i corni, no? Quindi a lui gli piaceva tantissimo, perché comunque un grande musicista non può che essere attratto da... Ma tu lo sai che alla fine il numero uno è stato Paisiello, che ha composto per Zampugna, che il grande Piero Ricci l'ha portato alla Scala con Riccardo Muti, eh. Paisiello parliamo, secondo me il numero uno dei compositori, secondo me adesso ma ce ne sono stati, Daniele Alonzi ragazzi. Daniele Alonzi. Non ho capito, non lo so perché ho detto Daniele Alonzi, ecco qua. Ho cercato apposta perché tutte le volte era giusto fare questa precisazione. Assolutamente, perché se lo merita, ha fatto un lavoro, sta facendo un lavoro veramente importante. È un ragazzo. Quindi poi se vuoi lo possiamo anche intervistare, glielo dici. Ma io glielo dico se vuole. Perché queste sono cose che rimandiamo, non è nostro. Oh, e quindi tu considera che insomma
noi i nostri stornelli sono assolutamente ripresi, anche perché da noi non si canta ottava rima, non si canta braccio, gli stornelli sono tramandati. Invece no, da Muriata vanno a braccio, se li vendono pure nella Matriciana, no? Sì, infatti, guarda caso. Voi invece siete fedeli allo spartito, diciamo, tra virgolette. Sì, diciamo che sono abbastanza preconfezionati, però ce ne stanno, non lo so, noi penso che ne conosciamo più di 100 sicuramente. Ci vuoi ricordarti? Poi magari non te vengono. Ma li avete catalogati? Sono scritti, poi me devi dare il testo. Sì, figo. Guarda, a qualcosa ci abbiamo scritto, ma ti dico la verità, bisognerebbe fare un lavoro veramente molto Secondo me dovreste... Dovete trascriverli. Secondo me. C'è sempre chi fa sti lavori. Se no, ma. Pure perché vuoi scrivere in dialetto, sai, devi allenare un po'. Che sennò. Solo a Raimondo lo puoi chiedere. Sì, no, ma io mi ci ero messo una volta e ne avevo scritti un bel po'. Poi ti dico la verità, ho perso. È un lavoraccio. No, però mi ero preso l'impegno di scriverne uno al giorno. La sera prima di andare a dormire, scrivevo. A meno che magari. E riprendilo. Ma ce l'hai conservato quegli scritti? No, poi ho perso. Non ho più ricordo. Che capa fresca che ti. Ma in un trasloco, vedi, parlo di anni fa, stavo a Roma all'università. In un trasloco quando ho perso. Rifallo. Un po' le forze di. Rifallo, no? 20 anni che ti muovi a porto. E rifallo, tanto uno a sera hai detto giusto. Bisognerebbe rifare il suo lavoro. Ditemi una cosa, quindi voi tutti mi parlate di questa sagra della Crespella, ci avete un pezzo che è l'inno di quella che voi sempre comunque una parolarella, poi un inno che lo suoni con quell'altro argonetto. Stanno là solo per se avesse offende. No. Questo è un Marzioli. Sì, questo è il primo organetto che ci ho avuto in vita mia, me lo regalò mio padre che ci avevo 3 anni, quindi quest'anno 40 quindi, anni. Che quindi lascerai a Enea. Ma Enea sa bene che Giacomo ce l'ha detto più di una volta. Parliamo di Enea, il tuo carissimo figlio. Papà gli ha sempre detto che se lui diventerà un suonatore, gli strumenti sono tutti suoi, altrimenti non lo so. Giusto. E quando non ce la farò più a suonarli, magari li regalerò a qualcuno che chi li merita. Questa è una bella cosa. Quello sì. Perché poi alla fine vanno persi. Se non mi piace vedere strumenti appesi al muro, insomma, al mobile che si chiama. Allora guarda, siccome non c'è proprio un inno, ti suoniamo un inno, dico ti suoniamo quello, una... di solito quello di, io dicevo no, un inno di introduzione. Non ce n'è in realtà. Ti suoniamo una ballarella di uno dei personaggi a noi più molto cari. Che purtroppo naturalmente non c'è più un discorso di età. E che era molto fedele alla sagra, ci teneva da morire. Thank you.
Dino, questo è un suono diverso da quello però. Sì, questo è ottava, suono più grande. Però diciamo che questo è abbastanza particolare, perché generalmente non erano fatti così. Generalmente erano molto squillanti. Quello più acuti. Sì, questo sì, è quello, questo più... Diciamo che questo... Più morbido. Sì, sì. E quei tre tasti? Questi servono per modulare fra la terza e la seconda, quindi... Per ogni tasto, oltre a fare due note, per ogni tasto suonano tre ance. Le ance dove sono dentro? Stanno qua dentro, sì. Tre a chiudere e tre ad aprire. Perché questo è più morbido. Grandi, questo è più morbido, quello è più metallico. Sono abbastanza grandi perché contengono un bel numero di ance. Generalmente invece, anticamente, erano più piccoli tipo questo, perché ogni tasto suonano solo due ance. Quindi manca la grave, per capirci, e c'ha un suono più squillante. Per intenderci, mentre i calabresi ad esempio suonano sempre due ance su due corde, però suonano con il suono grosso, come questo. Suonano con il suono grave generalmente. Penso. E niente, questa, noi andiamo verso la fine. Quello che posso dire è che effettivamente dal punto di vista musicale Santa Francesca è un feudo, perché ci avete... È ovvio che siete la costola, l'affinità con la versione del regno, che però si ferma qua dandogli la vostra identità, perché andando oltre non c'è più nulla. Scimmiottano. Scimmiottano. Quindi è proprio un feudo il Partito della Santa Francesca. Ha preso e ha creato cultura, perché praticamente... Sì. È stato condannato, è stato, però ha creato la sua forma musicale, che è tipicamente di Santa Francesca. Assolutamente, la maggior parte delle suonate. Perché poi la tradizione è vostra, è ovvio che il regno vicino è importante. Sì, c'erano. Però no, perché pure il fatto di aver assorbito la musica. Però dopo Santa Francesca non c'è più niente. E lo scambio, lo sai dove stava lo scambio, vero? Lo dicevamo prima, poi ci siamo un po' persi nel discorso. C'era un altro punto, il punto storico per antonomasia dello scambio culturale organettaro-ciociaro, stava a San Sosio, la festa di San Sosio Martire a Castro de Orci. A Castro? Sì, devotissimi, i suonatori erano devotissimi a San Sosio, quasi andava. Pensa che... Castro, pensa che Nino Manfredi è nato in Campania, sì, 1920, in Campania, provincia di Roma, sì, Castro. Sì, sì, sì. E lì ad esempio c'era grande scambio. Ci sono delle passate che io conosco persone diciamo, magari musicalmente parlando abbastanza ferrate su quello che è passato, no? Tra cui c'è un mio caro amico di Pastena, anche aggiustatore di organetti nell'epoca passata, quindi uno di quelli che l'organetto lo conosce bene anche come materialità, diciamola così, che suona delle passate antiche di Pastena, e ci sono dei giri molto simili ai nostri. E molto probabilmente Pastena è il regno, eh? Sì, molto probabilmente lo scambio è stato Pastena, quindi Pastena fino alle montagne che arrivano fino a Coreno. Perfetto, qualcuno da noi ha preso da lì, o loro hanno preso da noi. Comunque lì c'era la possibilità. Ma comunque il suono di Santa Maria, io vado in giro, ma lì non... molto molto nostro. Il nostro suono è veramente molto particolare. No, il vostro è unico. Sì, sì. Avete fatto un po' come i napoletani, avete preso quello che vanno portato, che erano qua vicino, e l'avete rigenerato a modo vostro. Ma guarda, ti dirò. Perché in altri posti, pure a casa non ci state. In certe passate, in certe suonate che stanno qui, io sono un amante della musica tradizionale, lo sai, insomma, sì. mi interessa un po' di più la musica di tutta Italia, da quello che può essere il baguette per anziché tutta la parte occitana fino ad arrivare alla Sicilia, mi diverte, mi affascina, ma da noi ci stanno certe passate che sono assolutamente uniche. Sì, sì, l'ho detto. Ma neanche riprese, cioè è veramente inventiva. Tu considera, tu prendi un organetto, lo metti in mano ad un analfabeta, musicalmente parlando, e spesso e volentieri anche analfabeti perché non erano neanche andati a scuola, e chi aveva un minimo di possibilità di comprarlo, perché non era una cosa proprio da tutti, ma diciamo che chi aveva un minimo di possibilità di comprarlo, tu ci buttavi in mano sta cosa e quello doveva inventare una suonata per far ballare la gente, perché se no non serviva niente l'organetto. E noi abbiamo delle ballarelle a San Francesco
il ritmo, non è, il ritmo delle diverse ballerelle non è lo stesso. Diciamo che sono adattate al ballo, quindi possono, si può ballare su quella suonata, si può ballare su quel ritmo, quindi va bene. Poi i giri è come io. Ma dimmi una cosa, ma nelle ballate sono i ballatori che danno il ritmo agli organetti, ai musicisti, ai musicanti, oppure il contrario? Il musicante fa il ritmo, quindi ecco, diciamo che là si vedeva chi era più bravo a suonare, giustamente era il più corteggiato, poi lui si andava scadendo. Però la ballarella qua, la decenza, i suonatori, anche quelli che veramente sapevano fa poco, ci stavano, si dividevano fondamentalmente in due categorie: il suonatore è quello che faceva ballare, come dice Rimetti, magari, che ne so, Dino non sa suonare però fa ballare, nel senso che comunque la ballarella magari non era bella ma era ballata. Ma tu lo sai, questa è un'entità tipicamente regnicola, eh? Sì, 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 però pure, perché, pure per, quasi, no, l'avete assorbita, perché pure là si diceva ci sta chi che fanno ballare e chi che stanno suonando. Perfetto, sì, sì, è una cosa. Ma ti ripeto, qui finisce, perché oltre non trovo niente. Diciamo che io parlo nel Lazio, sì, ci dobbiamo spostare sempre. Ti ripeto, forse probabilmente è dovuto anche alla sagra, probabilmente sarebbe morto. Ma è anche il talento, il talento musicale. Io parlo di talento musicale, capisci? Avete creato la vostra entità, sì. Avete assorbito, ma avete rifatto la vostra. Qui c'erano dei suonatori. Perché dopo non c'è più niente. Qua c'erano dei suonatori bravi. Io andando in giro, andando verso il nord, verso Roma, non trovo niente. Trovo tutti scimmiottamenti, ma non c'è tecnica, non c'è qualità dei musicanti, assolutamente. Ma guarda, tu considera, poi non c'è la tradizione, capito? Io ho ritrovato personalmente, non tanto sull'organetto, ma sulla zampogna, ho ritrovato purtroppo la maggior parte delle volte più incisa che materiale. Nella Valle d'Aniene c'era una bella tradizione, sia con la zampogna che con l'organetto. Bella. Però purtroppo lì pure era confinante con le Abruzze. Era un po' scemando. Però diciamo che ancora c'è qualche rappresentante lì. Parliamo di muschi, cioè cose. Però ecco, diciamo che qui invece è rimasta un po'. Siamo ci sono giovani? C'è qualche giovane. Cioè, da qui a 100 anni che ingestire di più, ci sarà qualcuno che prende. Non lo so, mi auguro di sì, perché poi fra 100 anni magari sono morti pure i giovani. Però no, beh, me lo auguro, c'è qualche ragazzo che si è interessato. Più di qualcuno poi è rimasto affascinato dal fatto che giustamente magari il nonno non suonava più, o era morto prima della loro nascita, no? Quindi il fatto che magari sentano, questa era la suonata di tizio e quello che nonno, lo zio. Quindi per curiosità si sono avvicinati. A volte si sono avvicinati pure per questo, no? Cioè magari almeno una suonata di nonno la devo fare, e non è poco. E niente, Dino, ormai siamo in conclusione. La nostra abitudine è chiudere sempre con un pezzo, che questa volta non lo metto attaccato. Chiudeteci con un pezzo, un'altra ballarella vostra. Fai. Vuoi concludere con quell'organetto? No, perché rende un po' più l'idea, come musicalità. Che stai a fare? Ma comunque è uno strumento complicato quello. Ma scherzi? Quando siamo andati a San Domenico, mannaggia la miseria, sempre con quella, sempre con l'acqua a mano. Ti racconto un altro piccolo aneddoto. Quando abbiamo fatto il libro, ti ripeto, era abbastanza complicato iniziare a chiedere a qualcuno di registrare o comunque di trovare un minimo di documentazione su quello che era la sua suonata, e soprattutto andare a chiedere il permesso. Questo perché è contro popolare. Non era una cosa semplice. Era tipicamente nostro. Noi siamo stati sempre molto legati a queste cose, ci sembrava scortese, assolutamente pure improponibile, il fare senza chiedere l'ordine. È giusto. Se non c'era lui, siamo andati dagli eredi, figli, nipoti, chi abbiamo trovato naturalmente. Ci è piaciuto il fatto di poter comunque ritornare a parlare di certe cose, ci hanno dato belle foto, qualche registrazione, bellissimo. Devo dire la verità, è stata un'esperienza meravigliosa. Ma questo libro me l'ha dato. Però siamo andati, cioè, insomma, ci è piaciuto un po' vincere facile.
siamo andati da un friend del presidente. Chi è? Chi era? È il nostro, per noi, zio Giovanni, poi lo troverai sul libro, che c'aveva la sua sonata, un suonatore, avrebbe adesso più di un 101, sì, era del 22, 101. Quindi avrebbe avuto 101, è morto ultra novantenne, non era un ragazzino, grazie di Dio, abbiamo, ce lo siamo goduto un po', e ci disse, sì, per me va benissimo, gli spiegammo un po' quello che volevamo fare, e siamo, quando andate dagli altri suonatori, comunque voi ditecelo, se vi dicono di no, che per me è sì. Era il patriarca. No, non era il più vecchio, ma diciamo che patriarca era come tenuto, simbolo. Tenuto debito. Musica appartiene soprattutto a chi ascolta, no? Tutti e due bellissimi strumenti, però a me per esempio piace più la morbidezza di quel suono là. Assolutamente. Però è una cosa, diciamo che per tradizione è più sparata. E questa stanno più forse più da esterno questo. Perché questo è meraviglioso, tutte e due, sì, per carità. Però qui entriamo nel personale, il soggettivo, che poi. Ma diciamo, per rendere l'idea, questo è un po' più acuto, è un po' più metallico. Prima di chiudere, voglio dirti questo: voi, anche voi, rappresentate la cultura e la civiltà popolare, che la borghesia ha cercato di cancellare, non l'ha fatto, non c'è riuscito con la violenza, ma cercando di ridicolizzare il tutto, inventandosi il folklore, perché il folklore queste regole non ce l'ha. Quindi tramandate anche queste gerarchie ai vostri figli, ai vostri giovani, che le cose devono rispettare alcune procedure, alcuni canoni che sono soprattutto umani, il permesso, quello e quello. Il folklore, invece, sono inventati il folklore perché devono scimmiottare canzonissima, sì. Ma col folklore hanno fallito anche in questo, perché voi siete custodi, ballo. Non soltanto ballo, tutto. Ballo. Quando vai, mia moglie va giù a ballare all'inizio, non riusciva a capire che non la facevano entrare, l'hanno pesata, ci è andato più volte, l'hanno vista e poi l'hanno accettata, perché così funziona. Queste sono regole della civiltà e della cultura popolare, che per fortuna no, non sono riusciti a cancellare. Ormai ti accorgi subito quando uno sta a fare folklore e uno che sta a fare il popolare. E queste, quindi tramandate anche queste regole, perché sono regole di vita,
ce la mettiamo tutta. Perché anche, sono anche regole aristocratiche, la gerarchia è aristocrazia. E la società va avanti, infatti questa società sta andando a rotoli perché si è perso il senso aristocratico del quotidiano, del quotidiano in tutte le cose. Comunque io vi ringrazio, è stata una bellissima ora, come al solito un'ora, ma poi andiamo sempre oltre, ma non ha importanza. E grazie, ragazzi, a voi, grazie a voi. No, grazie a me, che io vi faccio questo, ecco, come diceva lui, che ha detto prima, andate a ricercare la roba, passare, e un domani arriva a 30 anni, 40 anni, papà che ha fatto, ci stanno le testimonianze. Uno cerca di fare quello... grazie, grazie, grazie di cuore. Niente, ragazzi.